Partiamo da un concetto molto semplice. Il mare e l'ambiente sono beni comuni, di cui tutti i cittadini devono usufruirne allo stesso modo. Ora, in questo periodo, dove il Covid-19 ci ha chiuso in casa da ben 2 mesi, tutti, in questa estate, avremo bisogno di stare all'aria aperta, di godere del mare e dei boschi. Noi ci ritroviamo con un lungomare privatizzato per una buona parte, dato in gestione a degli imprenditori che giustamente vorranno trarre profitto da questa situazione. Noi cittadini, io come cittadina, mi auspico che i nostri governanti sappiano gestire al miglior modo il nostro mare, il nostro diritto di usufruirne. Come? Dando possibilità ai gestori di affittare lettini, ombrelloni e quant'altro, ma di non poter usufruire della spiaggia, perché la spiaggia andrebbe suddivisa per ognuno di noi. In un periodo del genere, in cui le persone hanno difficoltà ad arrivare a fine mese, in cui gli stipendi sono dimezzati, in cui molti hanno perso il lavoro, in cui non c'è più nessuna certezza, pensare che per andare al mare occorre pagare uno stabilimento, pagare per andare al mare, mi sembra, secondo me, una cosa un po' assurda. Secondo me invece è importante fare un altro tipo di discorso, far sì che le aree in concessione debbano essere trasformate in spiagge libere. Stabilimenti. In tutto il resto d'Italia, o quantomeno quasi tutto, si chiamano bagni. Sono strutture aperte, leggere, dove anche chi non ha prenotato, chi non ha pagato, può entrare e godere del mare. Qui a Ostia è tutto chiuso. Questa stagione si presuppone sarà anche contingentato, e quindi saranno gli stabilimenti a decidere chi entrerà, quando entrerà, quanti entreranno. Concessionari che hanno ormai l'abitudine di considerare la concessione come una proprietà privata, pensare che questa emergenza possa essere usata per chiedere la proroga delle concessioni al 2033 e considerare così sanata ogni morosità, ogni abuso edilizio compiuto sulle spiagge, è veramente una cosa vergognosa. Mi auguravo che l'attuale pandemia poteva offrire un momento di ascolto e di riflessione sui nostri bisogni e sulle nostre necessità. Purtroppo la domanda recente di questo periodo è la stagione balneare e l'estate. L'impatto delle attività antropiche sull'ambiente naturale ha causato la perdita di habitat, la creazione di ambienti artificiali, la crisi climatica, la perdita di biodiversità in senso lato, e anche l'attuale pandemia, ovvero il Covid-19, così come altre malattie infettive emergenti, è da attribuirsi all'alterazione di questi servizi ecosistemici da parte appunto dell'uomo, che ne ha modificato la capacità sia di assorbire che comunque sia di mitigare gli agenti patogeni, e ha incrementato anche la diffusione delle zoonosi, ovvero dei contatti tra gli animali e l'uomo, ovvero la rimozione dei filtri, come ad esempio le foreste, tra l'ambiente urbano e l'ambiente naturale, ovviamente l'ambiente urbano in continua espansione,
insieme alla crescita demografica e alle modifiche della struttura della biodiversità, indotte anche dai cambiamenti climatici, stanno mettendo a rischio l'affidabilità di ampie parti del pianeta. E quindi questo momento doveva far riflettere sulle nostre appunto necessità e bisogni e passare da un approccio utilitaristico con un approccio invece di integrazione di sostenibilità ambientale, che è composta da varie componenti, una sostenibilità sia economica sia sociale che ambientale. Le spiagge sono dei beni comuni, devono essere fruibili, accessibili a tutti. La possibilità di accedere alle spiagge solo attraverso gli stabilimenti balneari, appunto, farà sì che solo i ricchi potranno permettersi di andare in spiaggia, purtroppo, e quindi tutto ciò aumenterà il divario tra le persone. Ovviamente il Comitato Mare per Tutti, anche l'Associazione Mare Libero, ha individuato delle proposte e anche individuato delle preoccupazioni. Questi aspetti sono stati evidenziati sia dal Comitato che dall'Associazione, ma bisogna ricordarsi sempre che la possibilità o meno di andare in spiaggia quest'estate dipenderà dalle decisioni del governo e quindi dalle misure di prevenzione attuate dal governo stesso.